Valerio, lo vogliamo dire. Valerio, dillo tu quello che è. Lui è una, un attore. Ma te racconterai anche di te. Spero di avere la possibilità. Dai. Valerio, intanto buonasera. Buonasera. Volevo farvi due domande, se possibile. Come avete passato il lockdown? Lo spettacolo? No, no, no. Come avete passato il lockdown nella vostra... Sì, diciamo... Sì, no, diciamo nella vostra vita, quindi fuori dallo spettacolo. Ho un cane. Sono stato fortunato che avevo il cane. Però c'era questa legge che si poteva portarlo fuori... almeno mattina e sera. Per il resto non l'ho presa bene, soprattutto il primo lockdown, non vedevo la luce, non vedevo, immaginavo un vaccino, poi quando sono arrivati i vaccini è successo il disastro di chi non si voleva vaccinare e quindi la cosa ancora non è finita, ma il lockdown per me è stata una cosa molto brutta. Devo dirti che lei ha collaborato a farmene uscire perché mi ha mandato questo copione della commedia che vedrete stasera e io avrei giurato che non sarei riuscito a più a imparare un copione a memoria perché mi ero rimbambito con la televisione e continuavo a guardare film, serie, eccetera. Avevo abbandonato le letture, qualsiasi cosa. Solo perché lei mi chiama, leggi sta cosa, dai, la dobbiamo fare insieme. Allora l'ho letto, ho detto, vabbè, se la guardo, invece poi me la sono mangiata tutta e ho detto, dai, proviamoci. E quindi devo a Vittoria la voglia di essere ritornato a fare il mio mestiere dopo parecchi mesi. Vittoria poi... No, beh, ha ragione Enzo, io comunque ho una famiglia, ho tre figli di età differenti, però insomma diciamo che abbiamo cercato, nonostante la situazione drammatica che stavamo attraversando un po' tutti, di in realtà conoscerci meglio. Perché dico conoscerci meglio? Perché spesso nelle famiglie, quando si lavora, voi studenti, avete i vostri compiti, il vostro studio, le vostre distrazioni, e noi il nostro lavoro spesso viviamo una vita familiare distratta, dico, no? Quindi sì, ne parliamo dopo, con tutto poi che comunque noi siamo ancora di quelle famiglie dove a pranzo stiamo insieme e a cena stiamo tutti insieme. Poi nel weekend, nell'avvicinarsi del weekend, i ragazzi poi escono, perché comunque uno ha 22 anni, una ne ha 17, il piccolino è quello che ancora deve subire mamma e papà. Mi ha fatti dagli occhi, aveva. No, però insomma abbiamo avuto modo di stare insieme, però in modo positivo, in modo sano, senza fretta, senza correre, senza, sì, ne parliamo dopo, cioè ci siamo vissuti molto. Grazie mille. La seconda domanda è se vi rivedete in quello che succede fra i due personaggi che appunto rappresentate. Se vi rivedete in quello che succede fra i due personaggi che interpretate in questa commedia. Sì, sì. Io sono uguale identico. Se state qui e vedete la commedia ve ne accorgerete. Io sono così. Ho fatto meno fatica di Vittorio, perché Vittorio ha dovuto inserirsi in un personaggio folle, mattacchiona, anche un po' pazza, perché poi c'è anche questa cosa, questo messaggio sulla follia, che è un bel messaggio, sulla solitudine, è un altro bel messaggio. Lei sicuramente ha studiato di più, io come leggevo mi ritrovavo, come carattere mi ritrovavo, non proprio così. Beh, hai dovuto così costruirlo orso. Anche te in parte, sì, il però, tuo personaggio. Non no? Proprio così orso, però ho avuto fortuna. È stato più semplice da una parte, per me invece... Perché io sono un solitario e quindi questa è la storia di un solitario che viene, questa è la mia stanza e lei arriva dalla porta durante una bufera di neve, quindi, e non se ne vuole più andare. E c'è un lockdown per il maltempo però, non è per la malattia. Dicono tutti, non potete uscire, la polizia... E lei arriva e si vuole stabilire in casa mia, io che non ho
ho mai avuto nessuno, insomma mi dà fastidio, poi alla fine si vedrà. Io invece no, per fortuna o per sfortuna, non lo so, dipende da che punto di vista si guarda il mio personaggio, nel senso che, come diceva Enzo, è folle, è matta, però ha una grande voglia di compagnia, di vita, è piena di vita, perché fondamentalmente anche lei è sola, no? E io ho dovuto faticare perché la mia Judith pensa una cosa e ne fa un'altra, dice una cosa, ma in realtà ne vorrebbe dire un'altra ancora, cioè è un pensiero che rincorre i suoi pensieri, no? E li rincorre talmente velocemente che spesso anche lei con la parola fatica a dire quello che vuole o non vuole. Però mi sono divertita, ho faticato perché insomma un personaggio completamente sconnesso fra parola e pensiero non è facile. Però ho cercato di capire la sua follia e ora lo amo, mi piace molto. Grazie mille per le vostre risposte. Prego. Salve. Ciao. Allora. Memoria di... No, mi dice. Vabbè, comunque. Una volta si usava carta e penna, adesso si usa il cellulare. Siamo moderni. Con la mamma, adesso viene fuori la mamma. In questo momento viene fuori la mamma. Anche mamma con lui. Ah, ecco. Bellissimo. Il figlio scappa di casa. Allora, il lockdown può essere collegato allo sviluppo della misantropia? Misantropia. Se invece uno non lo è, ci sono dei problemi. Anche se io devo dire, misantropo comunque, a me il lockdown mi ha fatto molta paura, ma mi ha fatto paura per mio figlio, per i figli di mio figlio, per i miei nipoti. Ho fatto paura per loro perché non vedevo una speranza veloce che potesse arrivare a risolvere la situazione. Quindi, quando misantropia o no, la solitudine non c'entra niente con la misantropia. Puoi essere solo in uno stadio di 90.000 persone. No, vale. No, noi abbiamo risposto. Ah, vabbè, pensiamo. No. Allora, la prossima dice. C'è un film tratto da questa rappresentazione. C'è qualche somiglianza? Cos'è diverso? Sceneggiature tra cui questo, dove sta, tra cui non questa, cioè questa pièce, ma da cui poi ne hanno fatto. Lui ha scritto Judy, che è una commedia da cui hanno preso un film sulla vita di Judy Garland, sì. Che ha vinto un Oscar, quindi è una non ha niente a che vedere con... Allora, sì, io volevo cedere anche la parola all'imprenditore, magari una curiosità da parte dell'imprenditore. Intanto grazie e benvenuti a Canosa, grazie perché questa sera saremo veramente onorati di vedere due persone meravigliose che vediamo dall'altra parte dello schermo. Oggi averle qui personalmente crea anche una certa emozione da parte mia, almeno personale, ma credo un po' da parte di tutti quanti noi, perché è chiaramente il personaggio, in questo caso, che si crea, no, nella televisione, nel mondo dello spettacolo, quando lo vedi dal vivo crea, ecco, questa emozione particolare. Poi effettivamente siamo uguali, siamo tutti cittadini di questo mondo, con i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre gioie, che un po' ci accomunano dopo tutto. Io ho voluto sposare questa, ecco il caso perché faccio wedding, quindi ho voluto sposare questa iniziativa dell'amministrazione comunale e non a caso proprio questa serata, proprio perché questa, secondo me, oltre a chiudere la serata, la kermesse chiaramente del teatrale di Canosa, proprio, ecco, mi piaceva conoscere le persone dietro il personaggio, no? Comunque di Enzo Iacchetti e Vittorio Belvedere, quindi
era proprio questo il senso, e quindi ne sono veramente contento e orgoglioso. La mia era un po' la domanda sulla quale posso dire, insomma, ecco, Vittoria, ecco, posso chiamare per nome, insomma, in questo caso, ha già risposto. Era proprio capire come si riesce a conciliare la famiglia con la vita dello spettacolo, che soprattutto quello teatrale, che è molto duro, è pesante, è fatto comunque di momenti dove, anzi, periodi abbastanza lunghi dove si va girovagando, no? per l'Italia, magari anche all'estero. Quindi come si riesce a conciliare? Perché io lo vedo nella mia attività, che è stata creata da mio padre, quindi noi siamo la seconda generazione, dove veramente abbiamo delle difficoltà a conciliare lavoro e famiglia. E quindi in parte, ecco, è stato anche risposto prima, proprio, ecco, il piccolo che subisce un po' i genitori, e quindi la conoscenza del lockdown. Cioè, paradossalmente, il lockdown per certi versi forse è stato positivo. Certo, ha fatto paura, non lo nego, anche a me ha fatto tanta paura, a noi doppiamente, perché voi siete stati fermi con l'attività tipica, quella teatrale, noi siamo stati fermi con la nostra attività del wedding, ma non sapevamo cosa ci aspettava il futuro. Quindi avere quasi 100 dipendenti e non sapere cosa poter dire a questa gente, perché alla fine uno non cerca del denaro, cerca la dignità, che è quella lavorativa. Quindi il compito mio è stato quello di sentire, ascoltare, dialogare con tutte queste persone tutte le sere del lockdown, cioè per quasi un anno, quindi lockdown e zona rossa, ho cercato, mi sono improvvisato un po' psicologo, proprio perché tutti avevano paura, non sapevano a cosa andavano incontro, e quindi grazie a questi mezzi infernali, oggi col cellulare, prima c'era carta e penna, ci siamo visti tutte le sere e per mezz'ora abbiamo dialogato. E quindi la mia domanda era proprio questa curiosità di incontrare questi due mondi, la famiglia e il lavoro, soprattutto non un lavoro nella stessa città, il lavoro delle ore prefissate, ma proprio un lavoro che ti impegna veramente tanto. E io veramente, ecco, sono contento quando vedo, oddio contento, diciamo ammiro, apprezzo chi riesce a dividere queste cose, ma soprattutto anch'io con Mariella, che è la mia compagna di vita da 5 anni, e abbiamo 4 figli, 2 miei, 2 suoi, quindi sono diventati 4, e noi ci siamo imposti di essere a pranzo insieme. Di essere a pranzo insieme, cosa che io non ho fatto con i miei genitori, di imporci dei piccoli momenti proprio di condivisione, perché altrimenti la vita diventa molto sterile. E quindi, ecco, la mia curiosità era proprio questa, cioè, quindi alla fine parzialmente è stato anche risposto. Sì, quindi... è un lavoro di gruppo, no? Poi insomma, non so nel vostro caso come viene gestita la cosa. Io ho la fortuna di avere comunque un marito che fa un lavoro che può tranquillamente anche lui gestire da casa, nel senso dall'ufficio in casa. Ed è un lavoro di squadra, dico, perché quando non ci sono io, lui che gestisce le cose, ma io in realtà non ci sono fisicamente, perché poi, come lei manteneva un rapporto con tutti i suoi colleghi, lo mantengo anch'io con i miei figli, fortunatamente non è così, diciamo, astratto, e quindi il rapporto non è solo con la voce, ma ci vediamo, quindi facciamo sempre le videochiamate, magari vi chiamo all'ora di pranzo, così sono tutti insieme, piuttosto che la sera. È un lavoro di gruppo, faticoso, di squadra, faticoso, però se insomma si è molto uniti, funziona. Certo, ma ci deve essere anche molta comprensione da parte dei genitori nei confronti dei figli e viceversa. Perché loro finiscono il lavoro, sono grandi, all'inizio forse faticavano, non capivano, addirittura, ripeto, dopo che sono stata fuori per un lungo periodo, diciamo che le uscite con gli amici vengono ovviamente messe da parte e si sta a casa con mamma, perché mamma si fermerà 2 o 3 giorni,
e devo dire che non fanno fatica, insomma non è un qualcosa che mi pesa, perché poi sono stati abituati così, diciamo, amiamo noi stare con loro e loro di conseguenza con noi, insomma non siamo dei genitori faticosi, siamo molto presenti, molto esigenti, ma non faticosi, ecco. Devo dire che questo le fa molto onore, perché veramente, ecco, la persona dietro il personaggio, quindi è la cosa molto bella, la persona umana, no? La parte umana di chi poi vede attraverso la TV, che francamente io non adoro in maniera particolare, a me piace molto il teatro, proprio perché il teatro è vivo, il teatro è vero, è fatto del momento, il teatro è un'altra cosa. Purtroppo in Italia non è valorizzato tanto quanto la TV, cioè per diventare famosi bisogna andare in TV e non nella parte teatrale. Questo è un peccato. E noi stiamo lavorando. Esatto, perché bisogna dare forza proprio alla cultura. E riferendomi anche a Iacchetti, anche noi abbiamo un cane, ne abbiamo approfittato, abbiamo preso un anno fa, proprio perché così la mattina, la sera si poteva uscire. E non quindi, è non se è... sono lontano mi lamento perché sono lontano, quando vado a casa mi lamento perché sono solo a casa, insomma è diverso, ce l'avevo la famiglia, perché sono... va bene, grazie comunque, grazie. Volevo dire una cosa, se non avessimo bisogno di uno sponsorino lei ce l'ho dato per il teatro, no? Mancherebbe. Allora ci lascia un bigliettino per quello che può, siamo sempre lì anche noi alla ricerca. Siete fortunati ragazzi, però. Sì, infatti in un periodo così difficile, perché la prima edizione noi l'abbiamo ottenuta nel 2019, poi abbiamo interrotto bruscamente per il Covid, abbiamo ripreso quest'anno, e nel momento in cui abbiamo chiesto agli imprenditori di nuovo di investire, devo dire che abbiamo ricevuto veramente una risposta eccellente, quindi questo desiderio di ripartire in questo luogo di cultura, che voi che girate sapete che non tutte le città hanno la fortuna di avere questi meravigliosi luoghi, teatri, e quindi avere un teatro da mettere a disposizione di cui far innamorare, no, questi ragazzi. Tra l'altro vi dico anche un dettaglio, quando abbiamo chiesto agli imprenditori di acquistare biglietti, abbiamo subito detto che i ragazzi non li avremmo messi magari sul palco o sul loggione, loro hanno il posto più bello, più privilegiato del teatro, lo dico sempre a ogni appuntamento, il loro posto è nel cuore del teatro, al centro della platea, perché rappresentano al centro platea, i posti centrali della platea sono i loro, perché loro rappresentano veramente il capitale umano. Quindi ora siete tutti sotto osservazione. Sì, loro insieme a questo, io lo chiamo il mecenate di cultura, perché ha deciso di investire sulla cultura. L'assessore, devo dire. Sono tutte cose condivise insieme. Questo è un lavoro di squadra. Io faccio la mia parte, l'imprenditore la sua, i professori, che anche loro seminano quotidianamente, quindi un grazie anche ai professori. È un lavoro di tutti, se non eleviamo la cultura alla fine non traremo profitto in nulla, no? Per cui dobbiamo lavorare molto su questo. Noi veramente vi ringraziamo, vi siamo grati, e adesso magari se vi spostate qui nel palchetto ci facciamo noi tutti giù una foto con voi sul palchetto, eh? Sì, qui sul palchetto noi stiamo giù davanti al banner. Grazie.